Io passerei ora la parola a Franca Berioli, che introduce la prossima sessione. La dottoressa Berioli può. Buongiorno, benvenuti a questa sessione del convegno. Io ho il piacere di fare una breve introduzione all'intervento della dottoressa Paola Passarelli, che è il direttore generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura. Il mio intervento, sicuramente dopo l'ampio approfondimento già sviluppato nel corso della mattinata, forse sarà ripetitivo per alcuni aspetti, però vorrei sottolineare alcuni aspetti un pochino più economici, normativi, in modo tale da indirizzare un po' la discussione e appunto la presentazione della dottoressa Passarelli su aspetti un pochino più di dettaglio rispetto a questa direttiva. Desidero intanto ricordare che il 7 giugno prossimo scade il termine per il recepimento della direttiva. E questa direttiva abbiamo ampiamente visto che apporterà modifiche al sistema normativo del diritto d'autore, proprio in virtù appunto del mercato unico digitale. Abbiamo visto come lo sviluppo delle tecnologie, che peraltro non è che si è fermato nel momento in cui noi recepiamo la direttiva, ma è in continua evoluzione, quindi produce nuovi materiali che vengono distribuiti diversamente, sfruttati diversamente e contestualmente genera nuovi modi, nuovi attori e nuovi modelli di business di cui necessariamente occorre tener conto in un ambito normativo. Ora, il disegno di legge 1721 contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione della direttiva e in un particolare articolo sono elencati i principi e criteri direttivi. Ora, prima di addentrarci in alcuni dei criteri direttivi che sono, a mio avviso, sono un pochino più interessanti anche perché hanno una... possono essere messi in relazione con altre esperienze di recepimento di direttive europee, mi farebbe piacere puntualizzare un attimo quali sono le finalizzazioni di questa, la finalità in realtà, i punti nodali a cui è finalizzata questa direttiva. Mi scusi, Abbiamo... dottoressa, se la Prego. interrompo, se vuole può attivare la webcam. Ah, Se vuole. certo. Eccoci. Spero mi vediate. Se non mi vedete c'è un problema di... allora c'è un problema Se c'è di... un problema non Proviamo. c'è, non fa nulla, mi scusi. Intanto, ecco, ora mi vedete? Sì, Sì, ora sì. penso sì. Perfetto, Perfetto. grazie mille. Grazie a lei. Riprendo un attimo appunto con i punti nodali, diciamo, che volevo sintetizzare, che rappresentano... In pratica, riassumono l'attività di questa direttiva nella nostra normativa. Abbiamo visto che occorre adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore per tutta la questione relativa agli sviluppi delle tecnologie in ambiente digitale. Contestualmente, è necessario, garantire il maggior accesso possibile ai contenuti, semplificando le licenze, su alcuni tipi di opera e prevedendo di incentivare l'utilizzo delle licenze collettive con effetto esteso, introdurre forme di indennizzo per alcune utilizzazioni in ambito digitale che sfuggono al controllo degli autori, contestualmente anche ampliare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi per gli intermediari, attraverso l'introduzione, di un'equa remunerazione di trasparenza e di diritto di revoca. Sul concetto di equa remunerazione ritornerò fra breve per fare un piccolo parallelo, perché a mio avviso rimane una questione irrisolta, però poi ora ci arriviamo. Altro elemento fondamentale è la tutela del progredire della ricerca scientifica in ambito europeo, perché chiaramente evolvendosi le metodologie e gli strumenti, non possiamo rischiare di lasciare indietro i nostri studiosi, quindi una certa elasticità sulla gestione dei contenuti deve poter essere garantita e questa direttiva lo fa.
Come è stato ampiamente detto, è un momento in cui la necessità di recepire questa direttiva diventa una reale occasione di agire in favore della divulgazione del libero uso di testi e immagini. Questo abbiamo visto che è un argomento molto caro all'Europa. Già nel 2010 la Commissione europea, in una sua comunicazione titolata un'agenda digitale europea, manifestava l'impegno di aprire l'accesso ai contenuti online attraverso proprio la semplificazione delle procedure di liberatoria e gestione dei diritti d'autore. Siamo nel 2021, diciamo che il percorso è stato lungo e farraginoso, però possiamo essere alle soglie di questa attività. Però sorge spontaneo, no? Una piccola contraddizione in termini. Come si concilia la spinta alla condivisione dei contenuti e alla libera divulgazione col potenziamento della tutela del diritto d'autore? Questo è un interrogativo che sarebbe interessante sciogliere. Io non ho avuto modo di vedere l'analisi di impatto della regolamentazione che sia stata fatta per questa normativa, al contrario di quella sulle opere orfane che invece era stata pubblicata. Però sarebbe interessante capire come si intendono bilanciare queste due tensioni, in qualche modo ugualmente rappresentative negli intenti della direttiva. Il disegno di legge fa un'altra cosa interessante. Fra i criteri direttivi da applicare, dispone di individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio, e la definizione di fuori commercio, poi ci ritorniamo perché è un po' farraginosa, sia anche orfana, e questo rispetto alla direttiva fa un passo in più, fa un passo in più. Quindi mette l'opera nel campo d'applicazione della precedente direttiva 28 del 2012, che il nostro ordinamento ha già recepito col decreto legislativo 163 del 2014, che tuttavia nel disporre alcuni possibili usi dell'opera orfana lascia degli interrogativi e dei dubbi metodologici ancora irrisolti. Qui cito, per raccordarmi a quanto già detto in precedenza, per esempio al criterio dell'equo compenso. Criterio dell'equo compenso per chi si occupa come me di amministrazione è declinato nel modo in cui è stato declinato in precedenza nel recepimento della direttiva sulle opere orfane, lascia grandissimi problemi, perché nel caso delle opere orfane si fa riferimento all'equo compenso da corrispondere al titolare dei diritti che ricompaia dopo che l'opera, considerata orfana, sia stata in qualche modo utilizzata. Ora, l'istituto che la utilizza, poniamo il caso, dovrebbe accantonare prudenzialmente un importo a titolo di equo compenso, ma non c'è nessuna declaratoria sul calcolo dell'equo compenso. Poi ci sono state ulteriori critiche a questo aspetto, nel senso che il diritto a ricevere un compenso è un diritto di natura patrimoniale, quindi dovrebbe essere assoggettato a prescrizione. Quindi se entro un tot di tempo, che è il termine di prescrizione, il titolare non ricompare, decade dal diritto. Invece non è stato interpretato in questo modo, quindi è un diritto che permane. Ora, se uno considera che appunto occorre prudenzialmente accantonare delle quote finanziarie in un panorama di risorse che abbiamo già verificato, non sono crescenti, no? È un problema. Anche in questa direttiva, per esempio, si cita l'equo compenso all'articolo 16, mi pare, ed è a proposito di diciamo, quanto spetterebbe all'editore per gli utilizzi di un'opera che è soggetta a un'eccezione e quindi non può essere utilizzato questo diritto, l'editore non ne può beneficiare, e quindi matura un equo compenso, anche lì da capire. Ci sono tante piccole questioni, come ad esempio questa che ho citato, che sono demandate agli Stati membri. Anche l'opera orfana, chiedo scusa, anche l'opera, la definizione di opera fuori commercio, nella direttiva si richiama il buon senso, si richiama tutta una serie di attività da compiere che però
se non vengono declinate diciamo, in maniera chiara, lasciano comunque un margine di indeterminatezza. Allora, siccome gli Stati membri hanno necessità di declinare con regole applicative queste direttive, com'è possibile arrivare a un'armonizzazione se ci sono così, diciamo, delle sfumature così importanti, no? Come riusciremo a gestire una situazione a livello europeo tenendo conto di tutte queste problematiche? Per esempio, un'altra cosa irrisolta, no? Faccio riferimento alla ricerca diligente. La ricerca diligente nel caso dell'opera orfana è declinata da un articolo del decreto legislativo, o meglio, le fonti su cui esercitare la ricerca diligente sono declinate, ma comunque, pur utilizzandole tutte, la ricerca diligente non viene considerata esaustiva. E quindi che cosa succede? Quello che voglio dire è che in questa occasione sarà possibile mettere delle normative un po' più chiare per chi poi si trova ad operare con queste norme, perché se il decreto deve essere regolamentare, è un decreto che deve veramente regolamentare, non lasciare irrisolti ancora più aspetti. Abbiamo visto nel corso dei vari interventi di questa mattina come l'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali sia stato chiamato in causa più volte, perché effettivamente è anche lì bisogna conciliare la normativa che abbiamo con quello che è il criterio introdotto dalla direttiva, che non può essere ignorato. Introduco un altro elemento di riflessione dal punto di vista più gestionale ed economico, se vogliamo, che è la valutazione di un trade-off fra i ricavi che si ottengono dal licensing in qualche modo, con l'impegno lavorativo connesso alla gestione e al controllo dei diritti. Ora, noi siamo in una fase in cui le risorse umane degli istituti culturali, almeno quelli pubblici, sono sempre meno. Quindi dosare le forze diventa prioritario. Dosare le forze, questo è ovviamente un mio punto di vista, ma lo lancio come elemento di riflessione. Si potrebbe provare a fare una valutazione da questo punto di vista, cioè quanto si ricava piuttosto di quanto si spende per, sarebbe interessante. Io do solo un riferimento, il nostro istituto vive per oltre il 95% di contributi pubblici, quindi le risorse che trae da un'attività di questo tipo non sono tante, varrebbe la pena forse fare una riflessione, diciamo, strutturata su questo. Non è semplice, me ne rendo conto, perché è una cosa piuttosto complessa, però potrebbe essere utile per prendere delle decisioni. Quindi a questo punto io ho lasciato molti interrogativi aperti e lascio la parola alla dottoressa Passarelli. Ci doveva essere anche la dottoressa Moro, ma ha avuto un impegno improvviso di lavoro, quindi non sarà con noi. Grazie veramente dell'invito. Io che sto seguendo appunto questo evento sin dall'inizio, devo ringraziare i precedenti relatori, perché per noi che siamo, dobbiamo attuarla poi, no? Praticamente stiamo partecipando per il recepimento di questa direttiva, quindi nell'emanazione del decreto legislativo necessario, veramente insomma ho sentito degli spunti molto interessanti e arricchenti, no, per l'operazione che dobbiamo svolgere. E effettivamente quando è entrata in vigore la direttiva copyright, appunto che era il 6 giugno 2019, questa fatidica scadenza di recepimento che era stabilita nel 7 giugno 2021 sembrava un tempo non lontano, e come chiaramente purtroppo dobbiamo dire che il tempo a nostra disposizione sta per concludersi, e quindi adesso dobbiamo essere assolutamente attuativi. Noi proprio in virtù di questa, come Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, proprio in considerazione di questa scadenza ormai così vicina,
Abbiamo seguito il negoziato chiaramente in ambito europeo, abbiamo prontamente avanzato delle proposte in merito ai principi e ai criteri direttivi, alcune delle quali vi dico che chiaramente sono state confermate nell'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020. Questa legge quasi sicuramente verrà approvata nel corso della prossima settimana. Noi sappiamo appunto che questa direttiva copyright trattasi di una direttiva quadro e quindi interviene in maniera radicale su molteplici aspetti della disciplina giuridica, al fine, sappiamo tutti appunto, di adeguarla a questa era digitale che è stata molto veloce. E in realtà tutto è relativo, perché avviene dopo quasi 20 anni dopo, no, la direttiva InfoSoc. Solo che in realtà l'era digitale, insomma, è andata molto spedita. Quali sono, in qualche modo, se vogliamo proprio elencarli in maniera molto schematica, sintetica, quali sono gli obiettivi specifici, no, che questa direttiva si pone? Che cosa vuole raggiungere? Innanzitutto il primo obiettivo è l'aggiornamento del quadro giuridico, quindi relativo al diritto d'autore, tenendo conto di quello che è accaduto dal punto di vista tecnologico, no, che è andato... Stiamo dicendo che siamo andati molto spediti e veloci. Il secondo è l'adeguamento invece del sistema delle eccezioni e quindi delle limitazioni al diritto d'autore per l'appunto all'utilizzo in ambito digitale dei contenuti, quindi prevedendo allo stesso tempo un contemperamento dei diritti degli autori e degli altri titolari dei diritti con quelli degli utenti, e in ogni caso favorendo l'utilizzo digitale di opere protette per finalità specifiche. Penso alla ricerca scientifica, penso alla finalità illustrativa autodidattico o ancora alla conservazione del patrimonio culturale. Terzo obiettivo è l'introduzione di misure volte a garantire un più ampio accesso ai contenuti, ma attraverso che cosa? Attraverso la semplificazione delle procedure di concessione delle licenze, così da assicurare maggiore semplicità agli utenti nell'accesso transfrontaliero ai contenuti protetti dal diritto d'autore. Quarto obiettivo, non da ultimo, è quello appunto di prevedere ogni misura idonea a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore e dunque di assicurare agli autori e agli altri titolari di diritti una equa remunerazione. Ora, sulla base di questi obiettivi, che chiaramente sono ambiziosissimi e ritengo assolutamente condivisibili, il disegno di legge di delegazione europea, all'articolo 9, prevede per l'appunto 15 criteri di delega, che sono i criteri che a noi faranno da guida affinché noi possiamo poi recepire tale direttiva in un decreto legislativo che in qualche modo possa, in alcune fattispecie, superare anche dei concetti che chiaramente in direttiva sono abbastanza generici, e quindi calarli invece nella nostra realtà fattuale. Il primo criterio di delega rilevante ai fini di questa interessante giornata di discussione e approfondimento suggerisce che cosa? Suggerisce di applicare la definizione di istituti di tutela del patrimonio culturale nell'accezione più ampia possibile, quindi al fine di favorire il fine principale, no? Quello di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi. Bene, l'articolo 2 della direttiva che definisce l'istituto di tutela del patrimonio culturale come una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro. Se andiamo però a vedere il considerando 13 della direttiva, lo stesso considerando allarga questa definizione, prevedendo che per gli istituti del patrimonio culturale si dovrebbero intendere le biblioteche accessibili al pubblico e musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico sonoro. Quindi, da questo se ne deduce che vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali
e gli archivi e le biblioteche accessibili al pubblico di che cosa? Degli istituti di istruzione, degli organismi di ricerca e degli organismi di radiodiffusione pubblici. Quindi ecco, già siamo orientati, no, ad andare in una visione molto più ampia del concetto di istituto di tutela del patrimonio culturale. Ma quello che in realtà noi ci stiamo ponendo ormai da tempo è quali facoltà sono attribuite da questa direttiva a questi soggetti, per la quale siamo orientati, come già ho detto, a una definizione assolutamente ampia. Innanzitutto la nuova eccezione contenuta nell'articolo 3, che è quella appunto dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, quindi che fa? Consente agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale di effettuare riproduzione ai fini dell'estrazione per scopi di ricerca scientifica di che cosa? Di testo e di dati, di opere o altri materiali contenuti in rete e banche di dati a cui essi hanno legalmente accesso. Nel ricepimento però di questa eccezione obbligatoria, ritengo che sarà necessario attenersi sicuramente a quanto previsto dal criterio specifico di delega, di cui la lettera B, che sottolinea l'importanza di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché di definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti. Adesso quindi vediamo che l'accesso legale è divenuto adesso accesso lecito, a seguito appunto delle modifiche che sono state apportate sulla direttiva. E che considerando 14, precisa che la nozione di accesso lecito dovrebbe essere intesa nel senso che comprende l'accesso ai contenuti sulla base di una politica di accesso aperto o di accordi contrattuali, quali abbonamenti tra titolari dei diritti di organismi di ricerca o gli istituti di tutela del patrimonio culturale o mediante altri mezzi illeciti. Altro criterio è quello degli istituti di tutela del patrimonio culturale, che cosa possono fare? Potranno realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali o nella misura necessaria a tale conservazione. Bene, l'articolo 6 della direttiva introduce un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che rende possibile il compimento di atti conservativi da parte dei suddetti istituti, per far fronte ad esempio all'obsolescenza tecnologica, al degrado dei supporti originari, a realizzare copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato su qualsiasi supporto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altri materiali o nella misura necessaria ai fini della conservazione. Quindi, contrariamente agli atti di riproduzione compiuti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale, ai fini diversi dalla conservazione e per finalità non previste da altre eccezioni o limitazioni del diritto europeo, continuano a essere soggetti comunque all'autorizzazione dei titolari dei diritti. Un aspetto rilevante che permetterà quindi ai nostri istituti di assolvere al meglio al compito di conservare e tutelare il patrimonio culturale è la cooperazione, la condivisione dei mezzi e dei metodi di conservazione, nonché la possibilità di affidarsi ad altri istituti o a terzi per procedere direttamente agli atti necessari per la conservazione delle loro collezioni. La conservazione del patrimonio culturale, però, di cui all'articolo 6, sembra, a mio modesto parere, configurare un'integrazione delle norme contenute sul diritto d'autore e precisamente un'integrazione dell'articolo 69 bis, comma 1 della lettera A, che ad oggi consente già alle biblioteche, agli istituti di istruzione, ai musei accessibili al pubblico, agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro, alle emittenti di servizio pubblico, di riprodurre e digitalizzare le opere cosiddette orfane, anche fini conservativi. Ancora, gli istituti di tutela del patrimonio culturale potranno anche beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche trasfrontaliera naturalmente, di opere e altri materiali considerati fuori commercio. Innanzitutto preciso che si definiscono opere fuori commercio quelle opere che,
nonostante il ragionevole sforzo compiuto, non risultano disponibili al pubblico tramite la consultazione dei consueti canali commerciali. Però, trattandosi di opere protette dal diritto d'autore, sebbene esse non siano disponibili sui canali commerciali, la direttiva ammette che gli organismi di gestione collettiva possono comunque concludere contratti di licenza non esclusiva con gli istituti di tutela del patrimonio culturale, fini commerciali, per la riproduzione e la distribuzione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico di opere e altri materiali. Quindi, ai fini della concessione di tali licenze, non si richiede che i titolari dei diritti abbiano effettivamente conferito mandato alla società di gestione collettiva. Pertanto, tali licenze vengono definite con effetto esteso e quindi sicuramente questo ci consente, no, di essere più agili poi nella gestione. Questo sistema di licenze con effetto esteso permetterà quindi agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere disponibili al pubblico le opere in questione, semplicemente tramite il loro caricamento sui siti internet non aventi scopo commerciale. La norma inoltre prevede la possibilità di introdurre un'eccezione al diritto d'autore per il caso in cui le opere o altri materiali per le quali non sia presente un organismo di gestione collettiva sufficientemente rappresentativo di titolari dei diritti e che non sia in grado di garantire parità di trattamento tra i titolari dei diritti. In questo caso il disegno di legge di delegazione europea prevede tre criteri specifici. La lettera D stabilisce che le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze o dall'applicazione dell'eccezione o limitazioni previste per le opere fuori commercio. Quindi ne discende che è necessario assicurare che i titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo delle licenze in qualunque momento, il cosiddetto opt-out, anche nel caso in cui l'utilizzo da parte dell'Istituto per il Patrimonio Culturale sia già iniziato tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva che ha contrattualizzato la licenza. La lettera E è che cosa ci dice? Esercitare l'opzione di quell'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possono essere considerate fuori commercio. Ora, sulla corretta definizione di opera fuori commercio, il dibattito, devo essere sincero, è stato molto intenso, complicato, e la direttiva prevede che un'opera sia da considerarsi fuori commercio quando si possa supporre in buona fede che l'intera opera non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali. Dopo che cosa? Dopo che si è fatto uno sforzo ragionevole, anche su questa parola, insomma, non vi dico le disquisizioni che ci sono state a livello europeo, per determinare se sia possibile, disponibile o meno al pubblico. Ora, al fine di determinare lo status di opera fuori commercio, la direttiva prevede che gli Stati membri possano stabilire degli requisiti specifici ulteriori. Ad esempio, prevedere che sia trascorso un determinato periodo di tempo dall'uscita dell'opera dal commercio e rilascio della licenza. La lettera F individua inoltre la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre a essere fuori commercio, quindi ai sensi dell'articolo 8, sia anche orfana e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28. Qui il riferimento mi viene subito, è all'articolo 69-quater, comma 12 della nostra legge sul diritto d'autore, novellata in fase di recepimento della direttiva opera orfane, che specifica che non possono essere considerate orfane le opere in commercio. Quindi si renderà, no, è evidente, necessario, perché qui insomma vi è comunque una, non dico proprio una contrapposizione, ma sicuramente necessita un chiarimento al fine di rendere le due discipline correttamente applicabili, che a regime non sono conciliabili. Infine la lettera G prevede, senza l'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti, oltre quelle già previste dal paragrafo 1 sempre dello stesso articolo. Quindi
il recepimento in quale direzione deve andare e aumentare la consapevolezza dei titolari di diritti. Quindi, oltre al portale europeo allestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, gli Stati membri possono prevedere autonome forme di pubblicità relativamente a tre aspetti: la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere le licenze concesse, in licenza opera o altri materiali le licenze concesse, gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di quell'articolo 8 del paragrafo 2, la possibilità a disposizione dei titolari dei diritti di esercitare l'opt-out. In conclusione, quindi, l'articolo 14 della direttiva prevede che il materiale derivante da un atto di riproduzione di un'opera delle arti visive in pubblico dominio, da chiunque realizzato, non sia soggetto al diritto d'autore e ai diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore. Nel frattempo, gli istituti di tutela del patrimonio culturale che detengono un'opera delle arti visive o delle arti figurative, per utilizzare i termini propri della nostra legge sul diritto d'autore, caduta in pubblico dominio, però potranno comunque effettuare delle riproduzioni, ad esempio delle fotografie, vendere tali riproduzioni, ad esempio le cartoline. Il considerando 53 infatti ricorda che nel settore delle arti visive la circolazione di riproduzioni fedele di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale e che nell'ambiente digitale la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile però con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Infine termine evidenziando che tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni come ad esempio le cartoline. Quindi riassumendo, l'articolo 14 che consente una maggiore diffusione delle opere delle arti visive di dominio pubblico, ammettendo la possibilità di diffondere e di condividere tramite internet o comunque di riutilizzare anche per finalità commerciali copie non originali di opere d'arte divenute in pubblico dominio, purché non siano originali, sembra comunque fare salva la possibilità per gli istituti di tutela del patrimonio culturale di effettuare e vendere le riproduzioni di tali opere. Quindi è evidente che sul punto tutti non possiamo che non constatare possibili fluzioni tra la disciplina giuridica del diritto d'autore con quella relativa ai beni culturali, cosa che chiaramente ho sentito più volte da parte degli altri relatori negli interventi precedenti. In quanto trattasi comunque di discipline ancorché collegate, ma che ad oggi sono autonome con chiari tratti distinti. Concludo questo intervento auspicando quindi sicuramente un rapido recepimento della norma europea, ma dico che insomma noi ci stiamo chiaramente lavorando e confidiamo appunto anche nel rispetto della tempistica che ci è stata prevista. Pur sapendo che siamo tutti consapevoli dell'essenzialità di promuovere il patrimonio culturale italiano appunto attraverso queste nuove forme e opportunità in cui il digitale chiaramente è sempre ormai centrale e fa parte ormai della nostra nuova realtà. Grazie mille. Ci sono, prima di passare al dottor delle donne, ci sono due domande per lei, dottoressa, se posso. La prima da Roberto Palermo, ma un'opera di una collezione di un istituto culturale non è da considerare fuori commercio? Un'opera nel senso che cosa intende? Come un'opera visiva oppure un'opera, faccio riferimento a un testo a manoscritto? Perché allora, noi il problema non ce l'abbiamo per le opere fuori commercio in questo momento, ok? Perché noi abbiamo una banca dati, quindi tutte le opere fuori commercio per noi sono censite e quindi quelle sono fuori diritto. Se è passato chiaramente il tempo, no? Per farle diventare, cioè non è detto che un'opera fuori commercio sia necessariamente fuori diritto, ok? Perché il diritto è determinato dalla legislazione vigente, quindi dal tempo che prevede la nostra legislazione.
Quindi non sono, allora, non è vero quello che è stato detto, cioè non è vero che tutto ciò che è fuori commercio è fuori diritto. Roberto Palermo dice: intendo di dominio pubblico opere d'arte. Ok, quindi in realtà sono quelle già fuori diritto, e quindi lì non si pone il problema, certo. Le faccio l'altra domanda per lei, Carlo da Pavia. È importante operare sulla definizione di opere fuori commercio per includere non solo le opere non più in commercio, ma anche quelle che in commercio non sono mai state. Ciò permetterebbe agli istituti di tutela di digitalizzare e pubblicare in rete per fini non commerciali elaborati architettonici conservati negli archivi pubblici con piena certezza di diritto. È prevista l'estensione della definizione di opere fuori commercio alle opere che in commercio non sono mai state, come progetti architettonici o opere simili realizzate su committenza? Allora, nel concordare chiaramente con la criticità che è stata rappresentata, però evidenzio che secondo la legislazione vigente, affinché una opera sia fuori commercio, vuol dire che il presupposto è che ci sia stata la commercializzazione, secondo il sistema giuridico vigente. Quindi non ho detto che non si possa fare, dico che con le norme vigenti no, perché in realtà quell'opera non è mai stata commercializzata e quindi manca il presupposto. Grazie. Grazie a voi. Allora, siamo leggermente in ritardo, ma le conclusioni sono affidate al professor Roberto Delle Donne, che come gli altri non ha bisogno di presentazioni, comunque professore ordinario di storia medievale all'Università Federico II di Napoli. Lo ringraziamo davvero molto perché ha accettato il nostro invito un po' in extremis, ma come tutti sapete è un grande esperto di politiche open access, quindi nessuno meglio di lui poteva chiudere questa mattinata. Grazie Roberto. Grazie Chiara, grazie a tutti gli organizzatori per avermi coinvolto e per avermi chiesto di partecipare e di tirare le conclusioni di questa giornata anche così ricca di spunti, di riflessioni e di stimoli. E nello specifico, per quel che riguarda il recepimento della direttiva del 2019, ci eravamo anche già pronunciati in sede di consultazione per conto della conferenza dei rettori delle università italiane. E avevamo richiamato l'attenzione con forza su alcuni aspetti che naturalmente noi, in quanto sistema universitario, ritenevamo cruciali. Cruciali in particolar modo in questo periodo anche di pandemia, in cui poi alcune questioni hanno acquisito anche una dimensione enorme. E alcune esigenze sono state avvertite anche con maggior forza rispetto al passato. In particolare, noi avevamo richiamato l'attenzione in quell'occasione sulle eccezioni relative all'e-learning, sul riutilizzo di opere fuori commercio e in particolare ancora al text e al data mining. Le ragioni ovviamente di queste scelte, che naturalmente includono anche le discussioni sull'articolo 14 più volte richiamato, sono legate a una serie di strategie e di iniziative che la CRUI ha avviato già nel primo decennio del nuovo millennio, diciamo così, quelle di promozione anche dell'accesso aperto, della diffusione del sapere, proprio per far fronte a quei cambiamenti che hanno investito tutte quante le forme della fruizione digitale negli ultimi decenni. Ed è chiaro che a partire dal 2004 la CRUI si è schierata in modo anche molto chiaro per
per favorire la promozione dell'accesso aperto in tutte quante le sue forme. Non per un capriccio, come sappiamo, per una scelta di carattere ideologico, ma piuttosto per una necessità, per la necessità, per far fronte alla necessità di diffondere quanto più possibile i prodotti della ricerca e anche poi per favorire in ambiente digitale la realizzazione di attività di ricerca. In relazione alle immagini, e quindi al problema più volte richiamato dalla maggior parte degli oratori di questa mattina, ricordo che nel 2013 cominciammo anche a discuterne fino a prendere una posizione pubblica all'interno delle società degli storici. Ne parlammo all'interno di Reti Medievali e mettemmo a punto un documento. La Società degli Storici del Medioevo aderì, aderirono moltissime società scientifiche dell'area 11 e dell'area 10, chiedendo che la riproduzione di immagini fosse possibile senza costi aggiuntivi e senza in qualche modo anche prevedere che fossero corrisposti dei diritti. Noi abbiamo visto da diversi di questi interventi, degli interventi della mattinata, che uno dei nodi riguarda il riuso commerciale delle immagini. Sì, no, perché in linea di principio tutti quanti gli interventi sembrano andare nella direzione di sostenere una fruizione quanto più ampia è possibile, una diffusione quanto più ampia è possibile anche delle immagini stesse. Ma il nodo sembra essere quello del riuso commerciale di queste stesse immagini. Mirko Modolo nel suo intervento richiamava però un nodo, cioè la difficoltà di discernere nelle fattispecie concrete, a volte tra uso commerciale e uso non commerciale. Se mettiamo in un libro che io pubblico ad accesso aperto, e noi pubblichiamo moltissimi libri ad accesso aperto, prevediamo, cioè inseriamo delle immagini, e questo libro prevede anche una diffusione cartacea, sia pure limitata, e se questa diffusione cartacea è soggetta a un costo, come spesso avviene anche quando questi prodotti sono diffusi all'interno delle university press, attraverso le university press, diventa difficile discernere, tracciare una linea di confine netta. Questa è la ragione per cui, quando anche si è discusso di riuso commerciale sì o riuso commerciale no, in base alla difficoltà di discernere effettivamente nei casi concreti, l'orientamento prevalente nostro è stato quello di richiedere il libero riuso anche delle immagini, anche per finalità di ordine commerciale. Come ragionamento, ovviamente, come direzione di fondo, no? Anche di queste diverse, dei diversi interventi, quello che ho visto in qualche modo anche emergere. Poi aggiungerò ancora però qualcosa di specifico sulla direttiva europea, anche sul disegno di legge 1721, che non so chi è stato poi consultato, come dire, in fase anche di redazione di questo disegno di legge che ora apprendo giunge anche a compimento. Ma tornando un attimo alle questioni di carattere generale, quindi mi sembra che sia chiaro l'intendimento di che è emerso in molte relazioni e in molti interventi anche di mettere bene a frutto le potenzialità che i nuovi strumenti telematici mettono a disposizione e anche di ripensare le forme, le funzioni tradizionali degli istituti culturali, che siano musei, degli istituti di conservazione, che siano musei, che siano biblioteche, che siano archivi, in un ambiente, nell'ecosistema digitale, potremmo dire. E il nodo sostanzialmente poi appare per molti versi questo, perché dove in qualche modo si è affrontato anche più a fondo
questo problema, dove ci si è confrontati anche a distanza più ravvicinata con i mutamenti che l'utilizzo delle piattaforme digitali inducono, si è andati anche più velocemente verso forme di diffusione anche del sapere, dei dati e degli strumenti utili alla ricerca e alla diffusione del sapere in ambiente digitale senza barriere di tipo commerciale, senza in qualche modo richiedere pagamenti. E questi sono poi gli esempi di diversi musei anche europei. C'erano poi alcune sollecitazioni specifiche, anche senza volere in qualche modo forzare necessariamente la mano, ma una valutazione attenta dei costi di mantenimento dei servizi, di riscossione anche di eventuali utili, diciamo così, legati alla commercializzazione delle immagini. Una valutazione effettiva tra i ricavi che si possono avere da questo tipo di pratiche e invece i costi del servizio stesso sarebbero estremamente opportuni. Modo lo ricordava anche l'intervista a Paolo Giulierini, che per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che è senz'altro una delle istituzioni culturali che anche più ricava da questo tipo di attività, a detta di Giulierini, erano certamente non favorevoli al mantenimento di costi di riscossione. Ma naturalmente non si vuole forzare, no, tutti gli istituti ad andare in una determinata direzione, che pure come pure sarebbe auspicabile, però una valutazione attenta di costi-benefici legati a questo tipo di pratiche naturalmente sarebbe auspicabile. Per quel che riguarda il disegno di legge 1721, che come dire, come credo poi molti altri non conosco perché non posso conoscerlo, sarebbe auspicabile che le eccezioni relative anche all'e-learning assumessero un ruolo cardine, perché poi è essenziale, è un ruolo che in qualche modo è anche essenziale rispetto anche al piano dell'università digitale previsto anche dalla CRUI, e quindi sarebbe anche opportuno che quanto previsto dall'articolo 5 della nuova direttiva, che ha ampliato anche l'eccezione che era già prevista dalla direttiva del 2001, sempre l'articolo 5, e ampliandola anche verso le attività didattiche digitali e persino transfrontaliere, come poi recita esplicitamente il titolo, no, della nuova direttiva, il titolo 2 della nuova direttiva, diventasse in qualche modo, anche nella recezione italiana, fosse obbligatorio e non opzionale. Una previsione quindi che dovrebbe consentire la distribuzione di materiali didattici o di loro parti per finalità illustrative, anche online attraverso naturalmente un ambiente sicuro, eventualmente accessibile soltanto a studenti e docenti, non stiamo parlando ora qui soltanto delle immagini, come d'altra parte già avviene nei repository istituzionali, no, di molte università. Il legislatore italiano dovrebbe in qualche modo quindi adottare questa norma adeguatrice, non derogatoria, per le finalità di insegnamento, senza in qualche modo prevedere, questo sarebbe auspicabile, nessuna eccezione, nessuna esclusione per nessuna tipologia di materiale didattico. Ancora il problema, per esempio, del riutilizzo delle opere fuori commercio, che anche è tornato anche nell'intervento della collega spagnola, sia pure in un contesto normativo diverso, e che in qualche modo si è affacciato anche più volte. Per quel che riguarda le opere anche fuori commercio, certamente la direttiva europea prevede agli articoli da 8 a 11 una disciplina semplificata per facilitare sostanzialmente la digitalizzazione di tali opere. Resta ferma l'efficacia delle garanzie riconosciute ai titolari dei diritti,
e della loro facoltà di esercitare i diritti di opt-out, quindi di chiedere di fatto la rimozione delle loro opere rese disponibili attraverso la licenza o l'eccezione, no? L'articolo 8, il paragrafo 4, il considerando 35. È auspicabile però che il legislatore determini un periodo di tempo contenuto per esercitare tali diritti e che definisca un sistema di eccezioni che favorisca quanto più largamente possibile la digitalizzazione e il libero accesso del patrimonio culturale. Ancora sul text data mining, a cui anche spero che si sia in questo, nel disegno di legge 1721 data tutta l'attenzione, no, che in qualche modo è necessaria, perché sarebbe anche opportuno che fosse prevista un'eccezione per quanto riguarda l'accesso remoto ai testi digitalizzati e anche alla possibilità quindi di esercitare il data mining per consentire sostanzialmente ai ricercatori l'uso di dati e di documenti digitalizzati, secondo naturalmente delle modalità che dovrebbero adattarsi ai flussi di lavoro di coloro che operano sostanzialmente la ricerca sui dati e quindi anche all'ambiente tecnologico in cui essi operano, senza assoggettare l'eccezione al pagamento di un compenso e senza alcuna limitazione specifica relativamente alla possibilità di conservare i dati. Se non ricordo male, anche nel documento presentato anche da Wikidata a suo tempo, in occasione dell'audizione, anche si auspicavano eccezioni in questo senso. Perché naturalmente l'accesso ai dati è essenziale per la comunità scientifica, per la verifica, fa parte dei processi, delle pratiche della ricerca che devono essere trasparenti e rispetto alle quali poi la comunità europea, la Commissione europea sono intervenute ripetutamente a partire dal primo decennio del 2000. A partire almeno dal 2006 la Commissione europea si è orientata con la massima decisione verso il sostegno alle politiche di accesso aperto e ha invitato più volte gli Stati membri, come dire, a farle proprie in via prioritaria. Quindi significa che anche questi interventi ora richiesti dovrebbero essere comunque ispirati con la maggiore ampiezza possibile a questi principi che, ribadisco, non hanno una valenza prettamente ideologica. Ora non possiamo, come dire, affrontare il problema del mercato della comunicazione scientifica, ma sono delle scelte che si collocano in quel contesto di mercato e che impongono a tutti gli attori coinvolti di favorire in qualche modo la più ampia diffusione anche del sapere per contenere nei limiti del possibile la creazione di oligopoli del sapere che naturalmente rischiano di avere delle conseguenze non positive sulla crescita culturale della società nel suo complesso. Riguardo anche al sistema dei compensi che più volte è emerso nel corso della mattinata per le attività di digitalizzazione, quando queste naturalmente sono svolte all'interno di istituti culturali pubblici e anche finanziati con denaro pubblico, significa che i cittadini di una determinata nazione contribuiscono e pagano, e forse è bene non dimenticarlo, anche a questo tipo di attività. E quindi il prodotto anche di queste attività sarebbe bene che fosse nella loro piena disponibilità.
La diffusione della pandemia, come sappiamo, ha anche fortemente incrinato il rapporto fiduciario che c'è tra i cittadini e le istituzioni. È bene che le istituzioni in qualche modo anche diano una prova di massima disponibilità, venendo incontro a una domanda che è sempre più forte di fruizione senza barriere del sapere. Mi fermo qui e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie per avermi invitato. Grazie ancora sia a Roberto Delle Donne sia a tutti coloro che hanno partecipato a questa mattina interessantissima. E vi salutiamo perché è davvero tardi. Ci rivediamo alle 3 puntuali, sempre su YouTube di Wikimedia Italia e Facebook di BNCF. Grazie, buon pranzo a tutti.